1, 2, 3, 4. Piet Mondrian, il gruppo, siamo nati nel 2006, nell'estate del 2006. Abbiamo scelto Piet Mondrian perché lui, insomma, ha creato questo minimalismo nell'arte, creare la bellezza con l'equilibrio di colori, linee, e, insomma, dal bianco, dal nero e dai colori primari. Insomma, in pratica siamo pochi e semplici. Lascia perdere cosa chiami in ballo le amministrazioni pubbliche, sono loro causa e conseguenza dei problemi che ti disturbano di più. L'anno scorso facemmo il nostro primo EP, chiamato sempre Piet Mondrian, e quest'anno, cioè nel 2008, abbiamo fatto il nuovo EP, tutto fatto in casa, nella cameretta di Michele. Insomma, si intitola Ci diamo allo sperimentale, col punto di domanda. La risposta è abbastanza, sì. I testi, cioè, si capiscono anche abbastanza bene, cioè, sono abbastanza diretti e prendiamo spunto sì dalle cose che facciamo, da quello che vediamo quando andiamo ai concerti, dalla gente, dagli amici, un po' da tutto. Il progetto futuro sarebbe di registrare in uno studio prima. Insomma, ci piacerebbe farci conoscere un po' da tutti e poi con le dovute spese si vedrà di realizzare qualcosa di livello abbastanza buono. Per un po' almeno io, ma anche Michele, cioè, siamo attaccati un po' a tutti i pezzi, da quelli più lenti e intimi a quelli un po' più rock and roll. Ultimamente, proprio ultimamente, siamo più attaccati ai pezzi acustici.